Bene, altra giornata in zona rossa, ma ottima per brawlare in santa pace! Yeah! Puoi farlo con me, il fantasmagorico e incredibile Strunz! Sì, grande! Tu sei il nuovo brawler, né? Esatto! Perché sei molto simile ad altri due di mia conoscenza? Per caso hai un fratello pirata, un barista e uno che spara palle? No, aspetta, l'ultima cosa voleva dire? Nel vero senso della parola. Ah, quindi parli di un robot sparapalline? Sì, esatto, anche perché un umano che lo farebbe direbbe molte bugie. Non è che siamo fratelli, ma diciamo che abbiamo lo stesso creatore. Che è esattamente il significato di essere fratelli. Ah, giusto! Siamo fratelli! Oh mamma, mi sembra di parlare con un giocattolo dagli 0 ai 3 anni. C'è solo un piccolo problema. E quale sarebbe? Siamo in zona rossa! Cosa? Aspetta, fammi capire bene. Certo, dimmi. Siamo in zona rossa tutti e due? Esattamente così. Quindi cosa possiamo fare? Quello che fanno tutti. Mangiare come dei pazzi, sperando inutilmente che riaprano le palestre e di riuscire a dimagrire in tempo per l'estate? Ma no, allenarsi a casa! Scusa? Ok io, ma tu come fai? Facile, andremo nell'area di allenamento. Quale area di allenamento? Questa area di allenamento. Ma dai, non sapevo esistesse. Forse è per questo che sei così scarso. Non sono scarso, sono solo diversamente forte. Vabbè, comunque forza, iniziamo ad allenarci. Aspetta però, non possiamo toccare quei robot. Perché? Sai, la storia dei contatti, eccetera. Tranquillo, li disinfetto regolarmente. Ah, bravo, bene. Ok, forza, attacco. Ok. Sparo. Guarda, si è attivata la super. Via. Wow, sgommata. No, cosa? C'è qualcosa di male? E sgommata qui da noi vuol dire anche un'altra roba. Tranquillo, parlo di gomme. Non vedi che lascio anche i segni? E anche in quel caso in realtà, ma lasciamo stare. Non ti preoccupare, non è la stessa cosa. Bene, fidati, meglio così. Ma per curiosità, che gomma hai su? In che senso? Soft, super soft, ultra soft. Io non lo so. Ho capito, è una media. Ma no, guarda. Non stare mica girando con una wet o addirittura full wet, né? Basta, non lo so. Per me le gomme sono gomme. Scusami, fanatico di F1. Lascia stare, fa niente. Andiamo avanti contro quel robot enorme. Oddio, ci schiaccerà come... Schiaccerete il tasto like se vi sta piacendo questo video, mi raccomando. E inoltre non dimenticate di schiacciare anche iscriviti e la campanella per non perdervi nessuna novità e nessun video. Ehi, quello che cos'era? Scusa, piccolo momento spam. Facciamo fuori quel robottone. Ok, ma basta, l'attenzione deve essere tutta su di me. Adesso andiamo! Bene, dai, attacchiamo con tutta la forza e... Ma mi stai facendo solletico? Cosa dici? Sono al massimo della potenza! Sì, come no, mi sembra di vedere Mr. Satan contro Cell. Attacco destra, attacco sinistra, colpo ai fianchi, colpo da un lato, colpo da un altro, massa di stu! Oddio, mi sa che qui ne avremo per un po'. Attacco di qua, attacco di là! Mossa incredibile, mossa fantasmagorica e mossa finale! Finito! Cosa? Ah, sì, grande, finito! Ok, ora fai fuori quello! Sì, sì, calmo, però non gridare che mi sono appena svegliato, eh! Aia, ci spara anche! Oh, finalmente una bella sfida! Prendi questo! Come l'hanno detto, alla difesa di un formaggino! Ok, adesso mancano solo loro! Oddio, ma sono tantissimi! Tranquillo, non sarà un problema! Via con la super! Beh dai, però stai facendo un bello strike con la super, non c'è che dire. Grazie mio fan. Ho solo una domanda. Dimmi. Non fa un po' strano per un robot distruggere così altri suoi simili? No, tranquillo, sono simili solo all'apparenza. Cioè? Loro non sono né senzienti né fichi come me. Ah, meno male, almeno non mi sento in colpa. Bene, ultimo e ha! Sì, così. Ottimo, abbiamo finito. Grande, ottimo. E indovina, ci hanno appena passato in zona arancione. Cosa di già? Sì, qui per fortuna va tutto alla grande. Ma non avete avuto problemi di effetti collaterali? Sì, ma numeri infinitesimali, quindi stiamo tranquilli. Ah, beati voi, qua basta qualche numero e si blocca tutto subito. Da noi
gli antivirus funzionano? Come gli antivirus? Allora portiamo il grande Stu fuori di qui. Certo, certo. No, aspetta. Non ho abbastanza coppe per sbloccarti, uffa. Ah, cavoli, mi dispiace. Allora niente, amico. Ci vediamo quando ci arrivi. Guarda, penso che ci metti meno a finire sta brutta situazione che io arrivare a quelle coppe. Ah, capisco. Che scalzo. Vabbè, fa niente, tranquillo. Allora, ciao. Ciao. Adesso io chiuso. Soldato, forza su, stia dritto. Oddio, generale, è lei? Colonnello. Ah, giusto, scusi. Abbiamo una missione, soldato. Cioè? Eliminare la più grande minaccia di questi tempi. Ah, il co... No, quelli che non mettono la mascherina. Ah, wow, e come hai intenzione di fare? Con una multa? No, con il laser. Che cosa? Noio! Oh, mi scusi, la notizia mi aveva sconvolto. Posso capire, ma devi stare concentrato. È una misura necessaria. Beh, però forse è un po' troppo. Non sarebbe meglio pensare a qualcos'altro? Ah, fuori uno! Troppo tardi. Ok, andiamo al prossimo. Attenzione, ci attacca! Noio, maledetto antimask! Attenzione di nuovo! Noio! Nada, andato. Non mi arrenderò così. Almeno una volta devo farcela. Chissà come mai avevo il presentimento che finisse così. Ehi, tu, capelli viola, metti la mascherina subito! Ti prego, ascoltalo! Ah, mi dispiace, ti avevo avvisato. Mamma mia, e poi parlami di Luca. Ehi tu, solo perché sei mezza pianta non vuol dire che fai quello che vuoi. Ma è una pianta, come fa di... Ah, e disinfetta le mani. Niente, non mi fa neanche finire di parlare. Ok, ne manca uno. Perfetto, almeno sta pazzia forse finirà, eh. Pullo quell'orecchino da naso, lo toglio e te lo faccio togliere io. Addirittura? Sul naso devi tenere solo la mascherina. L'ha talmente spaventato che è andato nelle nubi da solo. Bene, appena in tempo. Per cosa? Siamo passati in zona gialla. È la miseria, ma manco in Israele. Il mio compito qui è finito. Beh, mi sembra che tu non abbia fatto molto a parte sterminare della gente. Ciao, soldato, e a presto. No, aspetta, non mi lasciare da solo, però. Tranquillo, ci sono io. Ehi, Lu. Beh, con la zona gialla e il bel tempo riapro le gelaterie e quindi rieccomi qui. Ehi, Lu, cosa ci fai qui? E sai cos'altro riapre? Il cinema? No, per quello ci vorrebbe un miracolo. Già, di sto passo il prossimo film che vedremo sarà Spider-Man Pension Coming. No, gli impianti sportivi per gli sport di contatto. Oh, quindi anche... Esatto, il football. Era la mia battuta. Ops, scusami, va bene, rifacciamo. Ok. Esatto, il... Football. Quanto mi piace dirlo. Ok, forza, chi vuole un gelato? Io. Esplosivo. No. Oh, guarda, la palla è in questa dita. Sì, ottimo, vai, forza. Let's go. C'è così, 1-0. Guarda di nuovo. Ah, a quanto pare sarà una partita veloce. Aia. Oh, forse no. Attenzione. No, fermate quel pallone. Mannaggia, hanno pareggiato. Dai, possiamo ancora recuperarla. Certo, c'è ancora tempo. Oh no, fermate quell'idiota mascherato. No. Oh, vabbè, persa, rifacciamo. Va bene, forza, subito alla grande. Voglio fare gol. Certo, tranquillo. 1-0. Ottimo, è bravo il nostro compagno. Bene, palla recuperata. Adesso ci penso io. Oh, è fallo quello, ma la VAR dov'è? Tranquillo, adesso riprendo e... Sì, gol! Vittoria! Ma non ho fatto neanche un gol. Beh, la tattica migliore, gioca con i compagni più forti di te e vincerai sicuro. Non mi piace così, facciamone un'altra. Va bene, anche se per me andava già bene così. Perfetto, ora voglio segnare subito un gol. Sì, siamo in vantaggio. Ma non ho segnato io. Va bene, adesso ci impegniamo. Sì, ma non è facile. Tranquillo, basta aspettare la giusta occasione. Oh, guarda, porta libera. Forza, vai, tira. Grande la vittoria, sì. Bene, allora sei contento? Insomma, avrei preferito farne due. Ah no, io un'altra non la faccio. Tranquillo, anche perché mi è appena arrivato il messaggio che siamo in zona bianca ora. E devo preparare tutto per i nuovi orari. Zona bianca? Esiste davvero? Credevo fosse un'invenzione sarda. Tra l'altro è stata pure una leggenda che è durata poco. No, esiste. Comunque io vado, scusa. Ciao, ed ecco un altro che mi lascia da solo. Ehi là, finalmente ci becchiamo. Energetic, non ci credo, come stai? Bene, tu? Bene, grazie. Finalmente riusciamo a giocare. Certo, poi con sta cosa della zona bianca e il fatto che sei iperprotetto, siamo tranquilli. Esatto, a Raffa Gemme? A Raffa Gemme. Ok, partiamo subito. Certo, forza. Giustizia liquida. Forte, bell'attacco, ma forse il nome lo cambierei. Non ti piace? No, è poco cool. E questa invece... Trasformazione! Oddio, ma cosa? La mia super mi trasforma. Forte, ma cosa è cambiato? La mia velocità di movimento è aumentata. Spettacolo, è vero! Ed
è solo la prima. Non ho capito. Secondo livello! Scusa? Lieto che ti piaccia e non è neanche la mia forma finale. No, vabbè, ma è epica sta cosa. Sgoglio! Cosa? Ma sei tornato normale? Eh già, quando vengo eliminato torno normale. Ecco, lo sapevo. Lo stesso problema degli Saiyan. Ok, ora ci siamo davvero. Trasformazione! Oh sì, anche una spada! Ed ora i miei colpi passano da 2 a 6 all'impatto! Ok, stai ufficialmente diventando il mio preferito! Forza contro la rovescia! Direi che la vinciamo! 10! Forza, forza! 8! Manca pochissimo! 3! Ancora uno sforzettino! Vittoria! Sì! Energetic, sei il top! Voglio salire di livello con te! Diventare un pro! Fare una miriade di partite e poi... Cosa devo andare? Cosa? Ma abbiamo giocato pochissimo! Mi dispiace che qua sono già le 22 e devo scappare, se no Brawl Draghi si arrabbia! Alla prossima, ciao! No, dai, ma che pizza! Maledetto coprifuoco! Che poi la cosa grave è che qua è ancora prestissimo. Una volta che volevo farmi una giornata di Brawl. Mannaggia. Bene ragazzi, questo era se Brawl Stars fosse in zona rossa, gialla, arancione e bianca. Non in questo ordine ovviamente. Io spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, ricordatevi di condividere, mettere mi piace e anche di iscrivervi al canale attivando la campanella. E inoltre, come promesso durante la live, volevo salutare tutti coloro i quali mi abbiano fatto una donazione appunto durante le varie live che ci sono state fino adesso, che sono state solo 3, ma mi sembra giusto ringraziare in questo modo. Ciao a Kek, un saluto a Antonio Navarra, ciao a Kati VGF Fan, ciao a Ninja, ciao a Giuseppe Nisi, ciao a Vittorio Cataldo, ciao a Christian Garimbert, ciao a Massimo Schville, ciao a Dono Solo 5 euro alla volta, si chiama così, ciao a Gabriela Tomasetig, ciao a Scintilla Games, ciao a The Gaps, ciao a Paola Rugan, ciao a Ghost Striker, ciao a Donato Chiavarone, ciao a Matti Gamer, un saluto a Ezio Auditore, ciao a Carmi Rex Zio, ciao a Milena Rodignano, un saluto a Tricheco14, ciao Andrea Fanara, ciao Flavio ProGamer01, saluto i pro, ciao Salvatore Serra, ciao Alessio Sanguinetti, grazie mille perché ragazzi in realtà è mio cugino, mi ha dato una mano, ve lo giuro, è verissimo, mi sta dando una mano e sta facendo il moderatore delle live, io lo ringrazio sempre tantissimo, infatti questo euro era solo di prova per vedere se funzionavano le donazioni, però vabbè. Ti offrirò un caffè. Grazie. E infine, ultima donazione che c'è stata è stata di Tenus20. Io ti ringrazio. Bene raga, questo è stato solo un riconoscimento per chiunque mi abbia voluto sostenere durante le live che abbiamo fatto fino adesso. Detto ciò, volevo dirvi che domani ce ne sarà un'altra, sempre alle 17. E inoltre farò un sondaggio subito dopo questo video che vi chiederà una cosa importantissima. Siccome in molti anche me l'hanno chiesto, inizialmente non avevo idea di farlo, però me l'avete chiesto tantissimi durante le live, quindi vorreste che attivassi gli abbonamenti? Andate in community a votare. Io intanto vi saluto e noi ci vediamo domani con la live delle 17 e bella! I giochi li sceglieremo prima stavolta per evitare di ingarbugliarci. Quindi mi raccomando, ci sarà anche un altro sondaggio in community sempre su questa cosa. Bella! Ciao!